Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qui sul canale di MTV Mag. In questo momento mi trovo a Massa Marittima, a un altro Canyon Press Camp. Questo press camp di Canyon serve appunto per presentare la loro gamma di bici elettriche che è stata rivista completamente, e quindi continuate a seguire il video che ve lo andrò a presentare. Guardate che mole di biciclette che abbiamo qui da testare. Faremo andare in blackout la Toscana intera, mi sa se le mettono in carica tutte contemporaneamente. E si comincia con una novità assoluta, Strive On, che è un progetto completamente nuovo, una bici elettrica creata per l'enduro race. Come motore abbiamo un Bosch CX per questa versione, la top di gamma monta il CX Race. E comunque quella che andrò a provare è la versione intermedia, che monta sospensioni Fox 38 Grip 2 davanti, Fox Float X2 dietro, entrambi in versione performance, 160 mm al posteriore, 170 all'anteriore, in configurazione mallet, quindi 27,5-29. Geometricamente abbiamo 63 gradi e mezzo di sterzo all'anteriore, un tubo piantone veramente verticale perché fa 78 gradi, e durante il test andrò un po' a spiegarvi quali scelte appunto geometriche sono state fatte, un carro di 445 mm e un reach che in taglia L, che è quella che sto provando adesso, è di 500 mm. Di solito io mi trovo bene sulle taglie L, ma in questo caso probabilmente opterei per una taglia più piccola. Infatti abbiamo veramente delle geometrie belle, aperte e lunghe, studiate appositamente per andare forte in discesa. La batteria in fase di acquisto può essere scelta se da 6,25 o da 7,50. Il peso è di circa 23 kg. Tutte le info ve le lascio qui sotto in descrizione. Il prezzo dovrebbe girarsi intorno ai 7.500 euro, quindi un prezzo veramente super competitivo. In questo press camp avremo modo di testare tre bici diverse. Partiamo con la Strive On, che appunto è il modello da enduro, poi andremo a provare la Torque On, pensata per un uso più freeride, più downhill, e poi andremo a testare la Neuron On, che sarebbe l'e-bike da all mountain di casa Canyon. Questi tre giorni di test saranno veramente interessanti, proveremo e-bike diverse e andremo un po' a scovarne le differenze e le varie caratteristiche. Let's go! Dopo che Fabio mi ha fatto il setting alla bici, volerò da paura, sicuro. Una curiosità interessante che è venuta fuori riguarda il rebound dell'ammortizzatore posteriore, che con i pedali flat mi ha consigliato di tenerlo leggermente più veloce, in quanto aiuta ad avere un maggior grip. Adesso ragazzi ci apprestiamo a fare un sentiero un po' mangia e bevi, con strappettini tecnici in salita e poi subito discesa, tipico diciamo per una situazione enduro, ed è proprio la situazione per cui è stata concepita questa bici. Eccoci qua, strappettino in salita. Wow, che roba. Allora, il tubo sella super verticale e aiuta veramente tanto su questi sentieri tecnici in salita. Ci spiegava Fabien che è proprio tutto un gioco di compromessi, perché abbiamo il 27,5 dietro, che quindi ovviamente non è efficiente come il 29, un carro relativamente corto per una bici elettrica, perché è 445 mm, però verticalizzando il piantone comunque non abbiamo quella sensazione di sederci sul posteriore, riusciamo a caricare bene la ruota anteriore e quindi ne esce veramente un bel compromesso, un bel equilibrio geometrico. Poi il motore Bosch CX spinge a manetta, veramente a manetta. Qua siamo in piedi, ma riusciamo a caricare bene l'anteriore. Uff.
spettacolo. Pezzettino in discesa, altro strappettino in salita, divertentissimo. Si supera qualsiasi ostacolo con questa Strive On. Ragazzi, qua questo sentiero è in piedi, non si alza, assurdo. Altro particolare è che appunto la cinematica del carro è studiata per dare un buon supporto a metà corsa, sia per dare sostegno appunto nelle salite tecniche. Porta dei vantaggi anche in discesa, che è quello di galleggiare sopra gli ostacoli, quindi non avere l'effetto che la bici tiri indietro. Ovviamente ricordo che questa bici è stata studiata per le gare, quindi alcune soluzioni tecniche probabilmente non sono le più user friendly, non sono le più confortevoli. È una mountain bike per spingere a manetta in discesa. Anche la ruota 27,5 dietro aiuta parecchio a spigolare le curve. The time you place your front where you want to be able to not go over the bar and control the best your line. When you go uphill it's the opposite. You will calculate for your rear wheel to be where you want, so you can get the motricity always going. If you tab, what is happening? If you tab, you stop pedaling, the motor stop. So if you tab and manage to continue pedaling with one leg, you can keep the motricity going and most of the time keep on going the passage. So this is an important trick on the bike. Okay? If you pass the front wheel, let's say in the groove here where my foot is, there is a good chance that when you turn, your back wheel will hit this rock. So your front wheel need to be here. So when you actually turn, your front wheel will almost go around that rock. So your back wheel is right on where you will get motricity. So you check your line to always place your rear wheel and keep momentum going, trying not to dab. And if you dab, try to keep the momentum going. I would be tempted to try to go out of the rut, come where you have grip, get gas again over here, get where you have grip, gas again where you have grip. So you need to time your impulsion so you actually get the pressure in the area you have grip. On e-bike you sit it, so it's you with your butt and it comes from the hub, from your hubs. It's this pressure that will actually apply what you need to get the motricity. Bene, Fabian ci spiegava un po' come utilizzare la bici elettrica, come gestire la potenza del motore, come distribuire i pesi e ovviamente la scelta delle traiettorie. Try to go here, accelerate here. Ragazzi, ha fatto un passaggio in salita assurdo al primo tentativo, primo colpo. Yeah, perfect. Perfect. Good, good, good. Go around, go back right. Ah. Yeah. Now. L'ultimo passaggino. Ho perso trazione, l'equilibrio e non sono riuscito a farlo. Siamo a metà giro, inizio un po' a prendere confidenza con la Strive, veramente un mezzo pazzesco. Io, non sapendo la geometria della bici, avevo prenotato una taglia L, che però ha un reach di 500. Mi ci sto trovando anche abbastanza bene, però se dovessi acquistarla ovviamente andrei di una taglia inferiore, andrei di una taglia M che ha un reach di 4,75, sarebbe più adatta diciamo per la mia altezza che è 1,80. Un po' di flow guidato. Provare un po' l'agilità. Ottima la 38, è veramente granitica. Comunque è pazzesco l'agilità con cui riesco a guidare questa bici, pur essendo comunque probabilmente una taglia più grande rispetto a quella che dovrei utilizzare. O devo riuscire a trovare un difetto. Che trail comunque, mamma mia, spaziale, eh? In quel di Punta Ala a Scarlino. Non so se vedete le curve di questo sentiero come chiudono e come riesco a entrarci a bomba.
una facilità disarmante. Allora ragazzi, proviamo a stare al culo di Fabien. Allora. Oh! Cioè già lì ha preso il volo. Che mi ha fatto mentre guida, ti spiega che linee fare, pazzesco. Altro pro rider della Canyon qui davanti, vediamo che linee mi spara. Mamma mia, oh, numeri. Ecco, questo ragazzo qua è meno delicato di Fabien, proprio non sembra che abbia intenzione di aspettarmi. Infatti l'ho perso. Nice. Per quanto agile sia un e-bike, bisogna un po' prendere confidenza con la gestione dei pesi. Infatti ho provato a fare una curva in express e non mi è riuscita. Bisogna prendere un po' confidenza su dove posizionare il peso, ovviamente richiede di spostamenti del corpo un po' più decisi rispetto alla muscolare. E per oggi abbiamo finito il test della Strive, che è stato veramente impressionante, cioè bici pazzesca. Adesso vedremo le altre due come si comportano, perché penso sarà dura replicare le performance di questa mountain bike sia in salita che in discesa, pur rimanendo centrali sulla bici anche nelle salite più ripide, più tecniche. Comunque non si scompone l'avantreno, non si alza, non serve spostare, diciamo, tutto il peso sulla ruota anteriore per tenerla giù, rischiando appunto di perdere però grip al posteriore. E in discesa, come vi dicevo, l'agilità è qualcosa di disarmante per un e-bike. La sospensione lavora veramente bene, più il terreno si fa scassato più sembra prendere velocità. È una cosa pazzesca come sono riusciti a rendere veloce e agile allo stesso tempo questa mountain bike. Difficile trovare qualcosa che non va, ovviamente è un first ride, abbiamo usato la bici praticamente su salite super tecniche, usata quasi sempre a livello massimo di assistenza. Abbiamo portato a casa un giro di 1200-1300 di dislivello e mi erano rimaste ancora due tacche di batteria. Oggi andremo a provare la Torcon, che è, diciamo, il modello più discesistico. La Strive On e Torcon condividono praticamente la stessa geometria, perché abbiamo 63 gradi e mezzo di sterzo all'anteriore, un 77 e mezzo di tubosella, carro 450 mm, reach in taglia L di 500 mm, quindi vale la stessa cosa che ho detto per la Strive. Questo è il modello CF9, montata con Fox 38 Factory, Fox Float X2 Factory al posteriore, fa 180 mm all'anteriore, 175 mm al posteriore, gruppo XT, monta motore Shimano. Questa forse è un'altra grossa differenza rispetto alla Strive, con una batteria che si può scegliere se da 720 o da 900. E i ragazzi di Canyon la definiscono la loro bike shuttle, per chi vuole puntare al massimo
sul lato discesistico. Una interessante novità è questa fessura, diciamo, sul tubo obliquo, dove hanno inserito una borraccia da 6,50. È possibile montarla anche con ammortizzatore a molla, modello CF9 in test, prezzo 7.500 euro. Quindi la torque, per certi aspetti, appunto specialmente quello geometrico, è molto simile alla Strive, però è stato fatto un sviluppo completamente diverso. Anche lo schema di sospensione è studiato per lavorare in modo diverso, più plush, fatta per spianare qualsiasi cosa che troviamo lungo il sentiero. Comunque ragazzi, è giunto il momento di andare a testare, così posso dirvi un po' le mie opinioni su questo mezzo. E ragazzi, abbiamo iniziato il test della Torcon. Ecco qui, su questi brevi passaggini tecnici in salita che ho appena fatto, si può sentire chiaramente come il motore Shimano abbia una latenza di ingaggio leggermente superiore rispetto al Bosch. Prima discesina di giornata sul trail in soglio, che è una green line, non volevo neanche filmarla, ma in realtà è interessante per capire come queste tipologie di bici su questo genere di sentieri, secondo me, non sono l'opzione migliore. È un po' più impacciata, no? non è decisamente il suo. Quando la pompi riesci a farla schizzare abbastanza bene, dai, sto parlando rispetto sempre alla sua categoria, Comunque la ragazzina lì va a manetta, non so chi sia, ma deve essere una pro di Canyon. Wow, ma va a manetta questa tipa qua. Capito qua la ragazzina alta un metro e un tappo. Trailino semplice, forse fin troppo semplice per la Torcon. Acquista maneggevolezza quando il sentiero diventa ripido e veloce. Nei tratti pianeggianti è un po' goffa. I tratti pianeggianti non sono quelli adatti per questa bici. Dai, questa bici qua non è stata sviluppata per i sentieri tipo la Willy Wonka, tanto per capirci. Comunque la ragazzina che avevo davanti prima faceva gare di DH e quest'anno farà la Red Bull Rampage femminile, quindi non proprio una a caso. E si percepisce subito la differenza fra Shimano e Bosch, sia come potenza erogata, ma anche appunto la velocità di ingaggio. E poi appena si smette di pedalare, il motore Shimano muore subito, quindi diventa un po' più complicato fare passaggi tecnici in salita di quelli super verticali. Anche in discesa si sente che il motore Shimano ha un'impostazione meno race rispetto al Bosch, che sulla Torcon, che è fatta appunto per salite tranquille e discese veramente ripide e incazzate, può tranquillamente andar bene. Però su, se si vuole una e-bike più racing, più enduro, con cui fare dei bei challenge in salita e dove rilanciare in discesa, il Bosch è più performante e più indicato. Seconda discesa di giornata sul trail Scopine, anche qui tratto un po' pianeggiante, molto guidato, dove si richiede parecchio fisico per guidare la Torcon. Qui serve verticalità con questa mountain bike, serve il ripido, il veloce, lo scassato. C'è una cosa che si percepisce subito, è che è piantata per terra. Comunque finalmente si riesce a prendere un po' di velocità, adesso sto iniziando un po' a capirla. E qui va, finalmente un pezzettino in cui la facciamo andare. Questa veramente è un trattore, si passa sopra tutto e rimane incollata a terra. La tematica del carro è studiata per spianare tutto, con i pro e contro. I pro sono facilmente intuibili, i contro sono appunto quelli che ho riscontrato. Sui tratti non troppo pendenti fai fatica ad acquistare velocità. Ragazzi, io vi sto elencando le sensazioni, le differenze che sento fra la Torque e la Strive. Cioè, sono due bici
che geometricamente sono simili ma hanno funzionamenti e destinazione d'uso completamente diversi, quindi è inevitabile che dove va bene una va un po' peggio l'altra e viceversa. Una cosa che non ho detto all'introduzione del video è che anche la Torcon è in configurazione mallet. Il fatto che la sento non molto agile nei pezzi stretti e tortuosi probabilmente è dovuto anche alla taglia. Vi ricordo che sto usando una taglia L con reach da 500, sicuramente per la mia altezza di 1,80 m è più indicato, sarebbe più indicato una taglia M. Super stabile sui salti. Che roba, i salti ti dà veramente confidenza. Ecco dove c'è da rilanciare, motore Shimano è un po' più goffo, però diciamo che questa non è la bici adatta ai rilanci. Sto facendo tutti i salti e dà una confidenza mostruosa. Vezzili, ci rimettiamo a ruota della Rampage Girls. Paurosa sui salti, paurosa. Io che non so saltare mi sto divertendo un botto. Zili super impegnato, cercare di stare a ruota della tipa. Quanto cavolo viaggia. Mamma, come curvare sulle uova. Ma comunque in velocità fa spavento sta bici, ragazzi. Questo pezzettino qua che si è riusciti a mollarla, la roba. In velocità è il, la velocità è il suo. Bella. Bella. Ma dove hai schiato? Adesso sull'ultima parte della crankline siamo riusciti a mollare i freni e anche le curve, diciamo, avevano un raggio più ampio, quindi si adattavano molto meglio alle caratteristiche di questa bici e infatti, ragazzi, si volava, veramente si volava, si prendeva una velocità assurda, piantata per terra, stabilissima nei salti, una cosa spaventosa, cioè riuscivo a saltare con una confidenza che non avevo mai avuto. E anche oggi non si scherza mica qua, ragazzi, sono più impegnativi i pranzi, le cene, che non i giri in bici. Continuiamo con il test della Torcon sul benedetto, abbastanza scivoloso visto le copiose piogge di ieri, molto insidioso, ma anche col bagnato è incredibile come rimane incollata. Oh, mamma, ragazzi, nei salti spaventosa. Comunque dicevo che anche sul terreno umido bagnato ti dà una confidenza incredibile, c'è un grip pazzesco. Che soggetto. Borraccetta tattica. Bisogna accentuare un po' di più i movimenti del corpo. Con la torque invece la scelta della taglia giusta sicuramente è fondamentale. E siamo giunti alla fine di questo video, ragazzi, dove ho potuto mettere alla prova 3 e-bike differenti di casa Canyon: la Strive On, la Torque On e la Neuron On. Per la Neuron On ci sarà un video dedicato. È stato molto interessante poter mettere a confronto la Strive On e la Torque On. La Strive On è una bici pensata per le gare di e-enduro, un'anima molto racing, mentre la Torque On è destinata per un utilizzo diverso. Il test della Torque On è stato un po' più complicato per 2 motivi. Primo, per la taglia, ho provato la taglia L, però forse sarebbe stato più indicata una taglia M. Anche per la Strive On
ho provato la taglia L, però come spiegavo anche nel video, la Strive comunque sia in taglia M che in taglia L riesce a mantenere comunque un'ottima agilità, mentre la Torque, essendo più piantata, essendo più discesistica, si sente più la differenza fra le due taglie. E il secondo motivo riguarda la tipologia di sentieri che siamo andati a fare, che secondo me ci sono state poche breve sezioni dove abbiamo potuto apprezzare le potenzialità della Torque On, mentre il 70-80% dei trail che abbiamo fatto secondo me non erano adatti per questa bici, andando un po' a castrare quelle che erano le sue caratteristiche. Volerla guidare su trail poco pendenti, molto guidati, su curve strette, la sentiamo appunto un po' goffa, passiamoci il termine, ma non è il problema della bici, cioè la bici che non va bene per quel tipo di trail lì. Detto questo, mi sentirei di consigliare la Strive appunto a un pubblico che vuole una bici più race, a un pubblico che possiede già una buona tecnica in mountain bike, perché per riuscire a sfruttare a pieno le caratteristiche della Strive On ci vuole un certo stile di guida, uno stile di guida molto aggressivo, mentre la Torque spiana tutto, quindi rende anche le cose forse un po' più semplici. Sicuramente può essere sfruttata bene da chi gli piace aprire il gas, ma anche dal principiante che vuole una bici super confortevole, super stabile, che gli dà molta confidenza sui sentieri. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Ricordatevi sempre di iscrivervi al canale, mettere un like, che per noi è una cosa molto importante per continuare a realizzare questi contenuti. E ci vediamo al prossimo video, e ricordatevi che uscirà anche il test della Canyon Neuron. Ciao ragazzi!